Benvenuti ad una nuova puntata di A Tu per Tu. Caro David, questa settimana abbiamo Daniele Farzetti. È un bel ritorno. Esatto, esatto. Abbiamo un po' insistito perché insomma era un po' con le telecamere non c'ha proprio un ottimo rapporto, quindi lo ringraziamo per questa sua presenza. Quando era tanto famoso c'era altri motivi che non veniva nei media. No, io ho sempre partecipato, ma insomma c'era senza timore di errore, no, di disturbare qualcuno, ma insomma vabbè, ad onor di cronaca è stato un consigliere comunale insomma con il Movimento 5 Stelle, poi è uscito un grande personaggio assolutamente politico, direi, sì, no? Secondo me è anche preparato, che credo poi al di là della targa politica che uno sceglie di avere, ecco, la preparazione, poi la vogliamo dire tutta, diciamola, cioè, vediamo quando, lo so, quando c'era insomma il nostro Farzetti e Lucio Bianchi, insomma si notava che c'era sinceramente non posso darti torto. Ora chi non posso darti torto. Ma l'opposizione in senso lato, no, va bene, ma i grillini poi proprio non esistano più. Nonostante poi ci sia invece adesso un grandissimo, insomma, ultimamente un po' meno, ma insomma consenso a livello nazionale, cioè voglio dire, il movimento con Di Maio insomma ha preso una strada decisamente più importante. Quello sì, però mi sembra forse anche il Movimento 5 Stelle da movimento di base è diventato movimento di vertice, quindi oramai mi sa che la politica non si fa più nelle piazze, cioè c'è stato questo travaso, mi è sembrato, no? Quindi con l'ingresso dei deputati in Parlamento si è cominciato il vertice a avere rapporti diretti con i parlamentari, e ora mi sembra che rapporti diretti ce l'hanno proprio col governo, perché mi sembra che anche parlamentari non esistano più, esiste solo il governo. Diciamo, del movimento delle origini è rimasto il logo in questo momento. Sì, penso proprio di sì. Anche i principi mi sembra che si stiano disattendendo abbastanza. Ma tutto. Però, va bene, era un movimento, rimane un movimento, secondo me invece è sempre stato un partito, ma questa è la mia opinione personale. Detto questo, accantoniamo le 5 Stelle. Magari, se vuole un'analisi di anche, lo possiamo fare anche alla fine, però un'analisi, io lo posso garantire, ho condiviso molte battaglie con lui, la purezza, l'integrità delle idee, di quello che veniva professato nel 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, si comincia, fino a 14. Oggi ci riconosci qualcosa? Diciamo che secondo me è brutto sempre parlare o sputare sul piatto su cui si è mangiato, anche se in realtà fare il consigliere comunale in un comune come quello di Arezzo è un atto civico, perché ovviamente non si guadagna niente, non c'è, anzi ci sono delle spese piuttosto che un guadagno. Qualcuno ogni tanto mi diceva, ma te c'hai la poltrona, in realtà il getto, lo dico così, difendo, voglio anche pubblicamente spezzare una lancia per gli attuali consiglieri comunali, si guadagna 30 euro lordi a seduta di consiglio comunale. Quindi ovviamente non si mangia con la politica ad Arezzo facendo il consigliere comunale e soprattutto di opposizione. Secondo me invece il Movimento 5 Stelle ha un grossissimo merito che gli va riconosciuto e che secondo me è incancellabile, è quello di far riavvicinare la politica a tantissime persone o che se ne erano allontanate o che come me non avevano mai preso in considerazione l'ipotesi appunto di mettersi in gioco e di interessarsi direttamente. Questo era veramente l'anima e il motore fondante che era legato poi a dei principi di partecipazione, trasparenza, democrazia, che ovviamente nel corso del tempo, come ci ha spiegato David, secondo me e secondo evidentemente anche lui, si sono completamente persi. Però questo poi non credo sia l'oggetto della nostra trasmissione di oggi. No. Era per, insomma, così, ad onor di cronaca, rappresentare quello che era il tuo passato politico. Certo. Il tuo presente? Allora, il mio presente è fatto sempre, ecco, in questo caso c'è un'assonanza con il Movimento 5 Stelle, perché io sono un iscritto di Italia in Comune, che è la forza politica che ha come presidente nazionale Federico Pizzarotti, e quindi stiamo animando anche un gruppo locale ad Arezzo per cercare di portare quei principi che secondo noi sono immortali nella politica, che sono appunto quella di interessarsi delle cose, di interessarsene in maniera costruttiva e propositiva, ma sempre negli interessi dei cittadini e non viceversa negli interessi spesso dei potenti, delle lobby, di chi crede che la cosa pubblica sia un terreno su cui pascolare
e basta. C'è un gruppo consigliare però ad Arezzo che si chiama Arezzo in Comune, cioè le strade sono comuni in sì, questo sì, c'è caso. C'è un'assonanza dei nomi, ma diciamo sono due forze politiche completamente differenti. Ok, quella era una lista che si presentava insomma alle comunali. Bene, poi il 2020 è abbastanza vicino, magari gli chiediamo alla fine della discussione quello che farà. Nel 2020, insomma tanto no, ci siamo praticamente. Detto questo, già ha fatto, vedi, detto cioè, è allergico alle telecamere. Allora, tu hai fatto un post, Daniele, ci diamo del tu perché poi, sì, insomma, una delle vicende che sicuramente ha fatto più discutere ultimamente e che, devo dire, ha creato anche un pochino di pepe, non tanto, ma insomma, in un consiglio comunale, che è la nuova sede della Polizia Municipale del Comune di Arezzo, Polizia Locale, diciamola come si chiama adesso. Questo benedetto immobile, benedetto in tutti i sensi perché è di proprietà del vescovo, cioè del vescovado, via Fabio Filzi, tanto lo sanno tutti, tu hai un po' cercato insomma, di capire, documenti alla mano, qual è diciamo, il modo in cui il Comune di Arezzo porterà avanti questa pratica, certo, diciamo così. Io posso permettermi come osservatore esterno di fare valutazioni, ho spesso meno strumenti magari di chi è in questo momento in consiglio comunale, però comunque è una pratica che proprio dall'esperienza passata che ho avuto mi ha completamente sorpreso, perché secondo me la politica, il primo obiettivo che deve perseguire è quello del dibattito, dell'incontro, del confronto di idee e magari di trovare la soluzione migliore rispetto a un problema. Viceversa, la cosa che proprio mi ha sorpreso è completamente anche irritato quasi, perché da cittadino io credo che il mio consiglio comunale sia l'organo principale in cui dibattere le questioni appunto della mia città. Questa pratica non è passata dal consiglio comunale, quindi fondamentalmente si è sottratta dal dibattito pubblico, al netto che tutto questo sia conforme alle regole eccetera, però è venuto meno il fine della politica, cioè quella di dibattere, discutere e trovare la soluzione migliore. Quindi partendo da questo punto di partenza mi sono un po' interessato di più alla vicenda e ho trovato assolutamente non corretta questa scelta, perché decidere di acquistare o comunque di non insediare il nuovo comando in quello stabile specifico, in quel luogo, da persona che poi è nata a Saione, perché io sono nato in via Vignone, perché pratico del luogo, sa che è una stradina molto piccolina di fronte alla chiesa di Saione, conosco benissimo quel caseggiato, quel luogo, e è un luogo totalmente inadatto per una caserma di pubblica sicurezza della Polizia Municipale, in cui devono sicuramente entrare velocemente dei mezzi, uscire soprattutto anche velocemente dei mezzi, in cui per la cittadinanza dovrebbe essere possibile fruirla e recarcisi velocemente. Viceversa, via Fabio Filzi è una strada molto stretta in cui sono assenti praticamente i parcheggi, poco sicura sotto il profilo funzionale, perché se in via Vittorio Veneto c'è una fila, o in via Masaccio al contrario, se venisse deciso di spostare il senso di ingresso, ci fosse una fila, praticamente la nostra polizia municipale è bloccata all'interno del suo fortino, quindi non può espletare il suo primo, sarebbe imbottigliata il suo primo. Si parla, confrontandomi con altri ex colleghi di consiglio comunale, mi hanno sussurrato, mi hanno detto che potrebbe essere previsto un'uscita in via Rismondo, ma anche in via Rismondo, se i fenomeni fisici non li ha cambiati il nostro sindaco Ghinelli, si dovrebbe passare per la scuola media 4 novembre, quindi anche in quella circostanza si fiancheggerebbe la palestra della scuola, quindi con l'uscita dei bambini, con la frequentazione dei ragazzi, con una strada comunque molto stretta. E quindi anche in questo tipo di circostanza l'uscita su via 4 novembre non risolverebbe problemi, ma probabilmente, anzi, dal mio punto di vista, l'incrementerebbe, perché delle macchine che devono fare dei servizi urgenti, quindi devono comunque avere una velocità elevata in fase di uscita, dover fiancheggiare una scuola, mi sembra molto molto poco intelligente. In numeri, in cifre, questo progetto, insomma, intanto è un leasing, abbiamo capito che è un leasing, non so, io... Sì, cioè che differenza c'è tra un acquisto diretto, insomma, e... Vabbè, con l'acquisto, praticamente il leasing è un acquisto con un finanziamento, quindi il trasferimento effettivo della proprietà avviene col pagamento dell'ultima rata, ma di fatto
quando l'immobile viene acquistato lì in leasing, quindi si sta parlando di un bene immobile, non certo, di un'auto, perché già nell'auto la possiamo vedere anche in maniera diversa, però effettivamente si sta parlando di un acquisto, anche perché qui siamo di fronte all'utilizzo di denaro pubblico, quindi non è immaginabile e non è possibile l'idea che si paghi fino a un certo numero di rate e poi si smetta. Perché, che fai, togli poi di nuovo la caserma? No, no, ma a parte quello, ma ci sarebbe un danno erariale incredibile, no? Quindi inevitabilmente un'operazione del genere fatta in un ente pubblico, da un ente pubblico, deve portare al trasferimento della proprietà, perché non... Chi se la prende la responsabilità di non riscattarlo provocando un danno erariale? Volevo un altro dei punti di partenza di cui mi sono sorpreso, appassionandomi tra virgolette, per quanto ci si può appassionare a questi tipi di temi, è che non esiste un motivo concreto per cui dobbiamo sostituire l'attuale sede. Cioè, parlando con i vigili urbani, non è partita loro la necessità di dover trovare una nuova sede. Parlando con le altre forze politiche, amministratori, non c'è uno sfratto di una qualche natura per cui ATAM, che è l'attuale affittuario dell'attuale sede APM, che è una partecipata del comune, ha dato uno sfratto, ha dato un ultimatum, ha dato delle indicazioni per cui magari legittimamente vorrebbe riutilizzare l'attuale sede dell'APM per farci altre funzioni, eccetera. È questo un moto proprio che i nostri amministratori, la nostra giunta ha deciso di dover trasferire in una sede più centrale, probabilmente la motivazione per venire incontro anche a alcune istanze dei cittadini che credono e pensano legittimamente che una presenza di una forza di polizia all'interno della... Secondo me non c'erano altri immobili di proprietà poter utilizzare. Assolutamente. Un altro aspetto che era... Un'altra cosa che volevo sottolineare, che anche questa mi è sembrata abbastanza interessante da inserire come motivo di riflessione per tutti, è che l'amministrazione comunale non potrebbe acquistare un immobile privato se ha nella sua disponibilità già delle strutture idonee a soddisfare quello scopo. E quindi nello scopo, venendo a quello che introduceva Davide nella discussione, il Comune di Arezzo ha sicuramente già degli immobili che potrebbero essere proficui per quel tipo di scopo. Tutti hanno citato la manutenzione in via tagliamento, ma potrebbe essere possibile anche una soluzione più soft, ovvero mantenere la sede da PM in via Sette Ponti e avere un dislocamento centrale, ad esempio nella zona della ex Cadorna, dove ci sono ipotesi primarie, ricordo. Esatto, questa potrebbe essere un'altra soluzione che coniuga l'esigenza di avere un presidio più centrale rispetto al... e comunque mantenere invece una fruibilità nella zona di Sette Ponti che dia modo ai mezzi di essere molto più attivi sotto quel tipo di punto di vista, essere più vicini ad esempio anche all'autostrada e consentire quindi una maggior fruibilità di quella struttura. Per cui, ecco, già questo è un altro elemento che secondo me va inserito nel nostro dibattito. L'amministrazione pubblica, teoricamente, anche praticamente, se ha già degli immobili a sua disposizione, non può comprare immobili a privati che poi vada a svolgerci funzioni che potrebbe appunto essere fatte in proprio. Ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità. Qui però ci sono dei documenti, poi magari ve li facciamo vedere anche in grafica, che tu hai... No, ma non sono documenti riservati, sono documenti pubblici. No, assolutamente. Magari possiamo indicare a chi se li vuole leggere dove li hai recepiti, poi magari ve li spieghiamo un pochino meglio dopo la pubblicità. E parliamo anche di numeri, perché questa operazione della Polizia Municipale costerà un bel po'. A tra poco. Seconda parte di A Tu per Tu con Daniele Farzetti, oggi abbiamo capito esponente di Italia in Comune, corretto? Corretto. Ok, stavamo parlando però di questioni più locali, come la nuova sede, la nascente sede della Polizia Locale
del comune di Arezzo in via Fabio Filzi. Una questione, insomma, che sicuramente ancora della quale avremo di cui dibattere. Questi documenti che tu hai portato, Daniele, che tu hai immagino anche scaricato da... Sì, si trovano nel sito del comune di Arezzo, ecco. Si trovano starttoscana.it, mi sembra sia il sito della piattaforma per gli appalti pubblici. Tra parentesi, questo è un appalto che è già partito, quindi ha una scadenza credo intorno ai 45 giorni, quindi siamo nella fase già molto avanzata di questo progetto. Ecco, ma che cosa ci raccontano queste carte? Allora, queste carte ci raccontano innanzitutto i costi, ecco. Perché questo è un altro elemento molto importante per la cittadinanza. Io da cittadino aretino so, leggendo questi documenti, che mi dovrò aggravare ulteriori costi sulle mie spalle per un'opera che, ripeto, i principali fruitori in questo momento non hanno richiesto, ma è, ripeto, una scelta totalmente della Giunta Comunale di Arezzo. È un'opera che ci costerà 6.700.000 euro all'incirca, nel suo decorso totale compresi di interessi, più altri 350.000 euro di manutenzione per questi 17 anni, perché appunto, come ci spiegava David, questa è un'opera che è stato deciso anche con una formula abbastanza innovativa, in locazione operativa. In locazione operativa, tradotto in italiano, significa in noleggio, cioè questo bando prevede che chi si aggiudicherà l'opera dovrà acquistare dal proprietario, quindi abbiamo detto la curia, il vescovado, per 800.000 euro. Quanto aspetta che l'abbiamo interrotto? Dovrà acquistare la palazzina del convento di via Frofilzi per 800.000 euro. Questi versati subito o alla fine del... No, questi sono... No. Il comune di Arezzo in realtà paga un noleggio semestrale di circa 155.000 euro. Daniele, velocemente, non sotto un profilo formale, ma sotto un profilo di buonsenso, ma un investimento di circa 7 milioni che non passa in consiglio comunale è accettabile? L'ho premesso, credo, ne abbiamo già detto prima, la politica è dialogo, confronto sulle idee, sulle proposte, confrontarsi, una risposta precisa, secondo me questa è un'opera non di buon senso sotto ogni punto di vista, sotto il profilo economico, sotto il profilo funzionale, ormai l'hanno detto tutti che funzionalmente è sbagliata quella collocazione, è secondo me non di buon senso anche sotto il profilo politico, perché evidentemente pone il sindaco una condizione di debolezza. Sfuggire, non accettare il confronto è sinonimo di debolezza, dal mio punto di vista. Visto che te ne interessa, avrà il sentore, pensi che questa questione verrà investita l'autorità giudiziaria per capire anche se sotto un profilo giuridico è corretta? Questo allo stato attuale non lo so, sinceramente non ho sentore, però qualcuno investirà, però la magistratura di verificare, diciamo, sarebbe utile, se tutta la procedura sarebbe è utile che se esistesse un'opposizione ad Arezzo battesse un colpo, questo lo possiamo dire, poi quello che saranno gli sviluppi nessuno lo può ovviamente intravedere. Sì, no, di fatto l'unica discussione su questo in Consiglio Comunale si è avuta quando, mi sembra, l'atto indirizzo era di Francesco Romizzi, sposato, tra virgolette, dal consigliere di Forza Italia, e lì maggioranza e minoranza sostanzialmente si sono un po' coalizzate contro l'attuale giunta, poi però comunque non è passato, quindi comunque insomma questo è successo, quindi secondo me non ne parleremo più, almeno in Consiglio Comunale, di questa vicenda. Poi posso sbagliare sul discorso, appunto, se qualcuno un giorno si alzerà e dirà secondo me qui c'è una procedura scorretta da un punto di vista formale e giuridico, come diceva Daniele, se l'opposizione c'è, formalmente io può anche essere che comunque formalmente credo che tutti gli atti siano tutti, esatto. Formalmente credo che tutti gli atti siano assolutamente confermi, l'unico elemento è verificare se questa tipologia di operazione poi alla fine porterà un vantaggio o uno svantaggio economico alle casse comunali, dello Stato, cioè, quindi quello va verificato. Perché se qualcuno... il ministro non è che è libero di fare quello che vuole, c'è anche le procedure sotto profilo giuridico da rispettare, quindi se decisioni vengono prese senza averle rispettate, poi qualcuno ne paga le conseguenze. Vedremo. Insomma, tanto i fatti ci daranno Era solo una domanda per capire se lui aveva
idea, insomma, si stava muovendo qualcosa in questo senso. Ecco, c'è un'altra questione, quella... No, scusami, ti ho interrotto. No, l'unica cosa, ecco, avete potuto verificare il rapporto costi-benefici, convenienza, anche da un punto di vista proprio... cioè, un investimento mi sembra enorme, no? Quindi un'operazione... Come dire... magari è conveniente. No, ma io, secondo me, questa, la trasmissione di oggi, secondo me, dovrebbe essere... un soprattutto di servizio a fornire delle informazioni, perché su questa vicenda secondo me è calata una cappa di silenzio e di, che è abbastanza inquietante. Poi secondo me, di fronte ai numeri, ognuno si può formulare tranquillamente, e come diceva Davide prima, il buon senso penso che ci darà la risposta giusta. Allora, facilmente 800.000, scusami, torniamo ai numeri, per l'immobile, poi come si arriva a 7 milioni? Allora, diciamo che 800.000 euro sono l'acquisto, okay, da parte della società che si aggiudicherà il bando al proprietario attuale dell'area. Poi ci sono circa 2 milioni e 900.000 euro dei lavori veri e propri, ci sono i sempre i costi di progettazione, i costi di sicurezza, e soprattutto poi si va a pagare gli interessi su questo mutuo. Quindi diciamo, i lavori in quanto tale costano 4 milioni 436.000 euro, IVA inclusa. Cioè, che io comune faccio non avendo la certezza poi di acquistare, è corretto così? Essendo un noleggio, come tutte le operazioni di noleggio, potrebbe accadere, speriamo di no ovviamente, se questa opera andasse avanti, che facendo ad esempio un esempio con una realtà territoriale che c'è stata anche vicina, che è il comune Castelfiorentino, quindi che non è un evento proprio così impossibile che possa accadere. Io mi auguro e penso che questo ad Arezzo non avvenga, però il comune Castelfiorentino per esempio ha avuto un dissesto economico, quindi si è trovato in una condizione di non avere soldi in cassa per pagare i propri fornitori, i propri dipendenti, le proprie scadenze. Nell'ipotesi specifica in cui abbiamo detto che questa formula di finanziamento è un noleggio e non riuscissimo a pagare né alcune rate del noleggio oppure al termine, perché è previsto anche questo, un riscatto finale, l'opera torna nella piena disponibilità del aggiudicatario del bando, di quello che la noleggia al comune, e quindi potremmo trovarci anche nella condizione di aver pagato per n numero di anni questa opera e poi non averne il possesso, perché per esempio questo potrebbe essere una preoccupazione e un elemento ulteriore di criticità a questa formula di acquisto. C'è un altro progetto, insomma, che... Anzi, di noleggio, non di acquisto, stiamo precisi. Guarda, noi abbiamo un'intervista del sindaco di dicembre che appunto specifica la pratica non passa in consiglio comunale perché ha questa tipologia, cioè non è che... Certo. Ecco, perché uno non ce la vuole far passare. Una curiosità, qui leggo spese 800 per acquisto immobile, invece che utilizzo di proprietà, cioè chi è che la... Cioè, ce lo spieghi che vuol dire? No, vuol dire che si poteva, quello che abbiamo detto prima, nel senso si poteva, invece è stata una scelta politica decidere di fare il noleggio, è stata una scelta politica di utilizzare quell'immobile privato tramite questo bando, una scelta politica poteva essere utilizzare la sede a manutenzione di tagliamento. Dicevo, l'altro progetto che sta facendo molto discutere e che è sul tavolo invece dell'assessore Lucia Tanti è questa benedetta supermensa. Guarda, io sono abituato purtroppo a parlare delle cose che conosco, quindi su questa vicenda non mi sono formulato un'idea compiuta e concreta. Posso dire questo, che già allo stato attuale non tutti i plessi scolastici hanno una mensa interna, quindi già oggi delle cucine che sono remote rispetto al plesso trasportano i cibi presso quel plesso stesso, quindi già questo è un elemento che avviene oggi ad Arezzo. Però ripeto, io non ho su questa vicenda entrare nello specifico, io però volevo concludere alcuni passaggi sulla vicenda della APM, che ancora secondo me sono importanti da definire, poi dopo allora concludite, dopo ti facciamo Un altro aspetto secondo me importante da dire è che la scelta di questo tipo di finanziamento, allocazione operativa, porterà a degli interessi maggiori rispetto a che fare il classico mutuo per prendere in carico un'opera appunto già nella proprietà del Comune di Arezzo, ad esempio la sede della manutenzione e del tagliamento ristrutturata
mutuo, cassa, depositi e prestiti, lo scenario di, del monte interessi di un mutuo rispetto a un noleggio porta a un risparmio, questo è scritto negli atti, di 1.220.000 euro. Quindi il fatto di scegliere questo tipo di soluzione per ottenere questa cosa a condizioni economiche attuali porterà un aggravio dei costi solo per la parte di interessi di 1.220.000 euro. Poi nei documenti che la società ha redatto per conto del comune, e anche quello è un costo, per esempio io cittadino di Arezzo ho speso alcune decine di migliaia di euro per fare questo studio di fattibilità e presentare il bando, perché se avessimo deciso comunque di fare in autonomia il mutuo con la cassa deposito e prestito, questo costo per esempio non ci sarebbe stato. Poi che succede? È questa la società? Sì, KJ Project. Ha fatto anche un bellissimo lavoro, è un lavoro molto ben fatto. Normalmente sui canoni di locazione o di noleggio ci viene aggiunta l'IVA anche sugli interessi, comune chiaramente non essendo un'impresa non recupera anche qui, quindi sarà l'aggravio anche delle imposte indirette. La cosa secondo me da sottolineare è il fatto che, per esempio, perché alla fine però quest'opera sotto questo tipo di relazione viene definita preferibile? Perché si vanno a applicare alcuni parametri che sono l'attualizzazione dei costi e quindi che come questo scenario delle rate quanto andranno a essere pesanti fra 20 anni rispetto a... Quindi spendere 100 euro oggi fra 20 anni avrà un impatto molto più basso rispetto a quelli di oggi. Però cosa va detto rispetto a questo? È stato fatto uno scenario in cui quello che una volta era il tasso di sconto, prendendo riferimenti dei modelli dell'ANAC del 2008, quindi uno scenario anche di crescita economica, perché quelli del 2008 evidentemente fanno riferimento al 2007, che era l'ultimo anno in cui c'è stata una forte crescita dell'economia mondiale, danno come scenario un tasso di sconto del 5%, nella relazione è stato definito che prudenzialmente si usa un tasso di sconto del 3%, il tasso di sconto sarebbe il costo dell'acquisto del denaro fondamentalmente. Oggi il tasso di sconto attuale è lo 0%, dal 2011 il tasso di sconto è stato l'1% fino a scendere al 2016 che è passato allo 0%. Quindi semplicemente cambiando questo piccolo parametro economico, l'opera sotto il profilo del monte interessi, anche attualizzandola, non diviene più economica scegliere la locazione operativa. Inoltre, sempre correttamente... Cioè, magari il sindaco ti potrebbe dire io faccio una scelta antieconomica, però... No, non è una scelta... Però porto la polizia municipale a Saione. Ripeto, questa è una scelta politica. Io parlo economicamente. No. Economicamente è stato fatto, è stato dipinto il mondo per lo scenario di pagamento di queste rate, il mondo come fossimo nel 2007 in una crescita economica a doppia cifra. Viceversa, la storia dell'economia dal 2008 in poi ci porta a dire che oggi dal 2016 al gennaio 2019 il tasso di sconto è zero, quindi il denaro non costa niente alla fonte, poi a noi cittadini ci costa, ma insomma diciamo, alla fonte tra le banche non costa niente. Quindi presupporre che per i prossimi 20 anni ci costerà ogni anno il 3% è secondo me irrealistico e quindi già questo è un elemento che non è uno scenario, comunque un'ipotesi. L'attualizzazione l'attualizzazione è una sorta di oracolo in cui chi la produce dice secondo me il mondo andrà in quella direzione. Chi ha fatto questa relazione ha detto che il mondo crescerà e avrà una crescita economica a livello cinese. Ecco. Daniele Farsetti modestamente si guarda intorno e crede che invece il mondo ha delle situazioni... Quindi, cinese c'è ad Arezzo, però. Okay, cioè, però insomma, il mondo in questo momento vive una fase quantomeno di stagnazione che non ci porterà a pagare quel tipo di... Quindi avessimo fatto una scelta in house, diciamo, con un mutuo tradizionale. Inoltre sono stati applicati... un costo del rischio di realizzazione del progetto a carico appunto di chi si aggiudica il bando. Quindi il Comune di Arezzo da un certo punto di vista si priva del rischio di costruzione. È anche vero però che è troppo facile amministrare così, nel senso che tornando un po' a un parallelismo con Virginia Raggi, io
non credo che sia stata una bella risposta quella, non facciamo le Olimpiadi a Roma perché c'è la corruzione. Ma allora te che ci stai a fare? Ci si potrebbe mettere un robot che in automatico dà le risposte. Eleggiamo dei nostri amministratori perché conducano la cosa pubblica nel migliore dei modi, e quindi accettare è inaccettabile avere una risposta: io non faccio le cose perché penso che poi c'è qualcuno che ruba. No, te sei lì per controllare che qualcuno non rubi. Oppure nel caso di Arezzo, noi siamo fortunati, abbiamo un ingegnere civile a fare il sindaco, controlla, che non è il suo compito proficuo, però sicuramente con i suoi occhi ha anche una maggior sensibilità perché tutto funzioni nel migliore dei modi. Non è che io mi libero del fatto che l'immobile possa avere un ritardo nella realizzazione o che la società a cui affido i lavori potrebbe fallire, quindi, però ce lo fanno pagare 609.000 euro, e anche questo è un altro elemento che comunque rende penalizzante la scelta, questa scelta. Senti, dal mio punto Daniela, di vista. Siamo in conclusione, che sì. Il tempo è volato. Allora, te chiaramente la ritieni un'opera inutile, oltre che non conveniente e eccessivamente costosa. Ma ti sei fatto un'idea perché invece si deve fare? Questo penso che se la debbano... Perché si farà poi alla fine, perché poi è stato deciso. Il percorso è segnato, insomma. Perché si deve fare? Questa è una risposta che penso se lo debba dare il buon senso, l'abbiamo chiamato in causa prima, di tutti i cittadini aretini. Che c'entra? No. La risposta... Chi la è risposta, che ha deciso, secondo te, perché? Penso che... Innanzitutto ha risposto perché ce l'ha già detto. Ha detto, io voglio una struttura che stia in centro. Per cui dare una risposta a tanti cittadini che mi sollecitavano ad avere una struttura in una zona più centrale. Arezzo ha tante possibilità, ad esempio, sì, abbiamo no, detto... Sì, tanto l'abbiamo detto, comunque, ho capito, quindi vabbè, non si sa perché no, si deve fare. Lo sa, ma non te lo dice. Non me lo dice. Te sei l'avvocato, però io le querele non le voglio prendere. Appunto, vabbè. Anch'io sinceramente, nessuno. Ma detto questo, ovviamente, che l'immobile... Vogliamo chiedere l'ultima cosa, l'immobile Daniele... Ce la faremo a vederti candidato sindaco o no? Così serenamente, secondo questo me... Questo non lo sappiamo. Diciamo che sicuramente mi avrete tra le scatole a prescindere. Quindi, la passione per la politica, l'interesse per la mia città, l'amore per la mia città la passione politica sono cose che non ti abbandonano. Caso alla politica, ma ti ha appassionato e ci vuoi tornare a pieno titolo. Secondo bene? Me oggi abbiamo anche sdoganato questa sua allergia con le telecamere, quindi bene. Speriamo che sia sempre rispettato. In realtà non esiste un'allergia. La mia è una forma di pudore, perché quando si ha qualcosa da dire può essere utile anche essere una... Quando non si ha niente da dire e si vuole solo essere presenti di fronte alla telecamera, io normalmente faccio un passo indietro. Vedi, anche questo è un modo diverso di rapportarsi alla stampa, però a noi ha fatto piacere averlo ospite. Che dire, ci vediamo, caro Davide, la prossima settimana con chi abbiamo ospite la prossima Francesco settimana? Francesco Romizzi. Mi hai sostituito con la Chiara. Certo. Ora. Attenzione, perché qui, insomma, vabbè, comunque... Te non ascoltare la presentazione iniziale, perché ho detto che... Sì? Sì. Insomma, vedi, gatto non c'è com'è, topi ballano. Detto questo, alla prossima settimana, grazie a Daniele Farzetti. Grazie a tutti. Grazie ai nostri telespettatori.